Volevo chiederle, lei è come dire, un sostenitore piuttosto spinto del turnover, no? E quanto nel campionato italiano rispetto ai campionati europei è più difficile attuare in toto la logica del turnover in un paese dove probabilmente insomma, è più frequente dire squadra che vince non si cambia? Ti dico sinceramente che questo è ancora più difficile in Inghilterra, perché sempre parlavano dello stesso, no, la squadra questo, vuole giocare ogni settimana, ogni giocatore vuole giocare tutte le partite, e dopo un tempo hanno capito che per vincere in tre competizioni o per avere una possibilità di vincere in tre competizioni deve cambiare i giocatori. So, questo l'abbiamo fatto in Spagna, che sembra che è simile a Italia di mentalità e di tutto, l'abbiamo fatto in Inghilterra, ma lo fanno tutte le squadre importanti, parliamo prima di Guardiola, ma lo faceva Ferguson, lo faceva Mourinho, lo facevano tutti. L'unica cosa che si parlava che noi facciamo di più, e non era così. Una volta che hanno fatto una ricerca, un studio, 119 volte l'abbiamo fatto noi, Manchester United e Chelsea a questo tempo, e parlavano sempre voi lo facete, no, lo facevano tutti. È normale, a questo livello è normale cambiare un giocatore qualche volta per un infortunio, per una botta, quando si gioca due partite alla settimana, a questo livello è normale. Per me la rosa è importantissima, ogni partita è diversa e loro devono capire questo. Se può usare la stessa squadra per una partita o per un'altra, sì, si può fare, ma se devo cambiare qualcuno non è perché un altro lo ha fatto male, può essere perché ho bisogno di mantenere questa competizione tra loro, che per me è importante, come dico, sarà importante soprattutto alla fine del campionato. La Juve è ancora forte, il Milan, l'Inter, la Fiorentina. Ieri ha sofferto, ancora sono di là, sono squadre che lo hanno fatto bene l'anno scorso e quest'anno sicuro che lo faranno bene. La questione è chi lo farà un po' meglio che l'altro, ma mi sembra che è una confermazione che queste squadre sono le squadre più forti. Senza parlare troppo dei giocatori, come ho detto prima con Malek, la cosa più importante è la squadra, la rosa, ma sono molto soddisfatto con tutte e due. Paolo sta lavorando benissimo, senza problema, e Lorenzo, a parte della indisposizione, non direi che cosa era, della indisposizione, sta bene, lavora bene, tutte e due hanno possibilità, ma non devo dire niente oggi, vediamo domani.